Risparmiare la spesa pubblica riducendo i costi della politica è importante, ma ancora meglio quando questi risparmi si traducono in meno tasse per i cittadini. In questi 3 anni abbiamo ridotto le imposte a livello regionale. La misura più importante riguarda l'IRAP. Chi nelle Marche ha aperto una nuova impresa per 3 anni non ha pagato tasse. Una scelta importante nel momento in cui bisognava dare all'economia marchigiana un impulso forte. Noi l'abbiamo fatto rinunciando a 9 milioni di euro di entrate che avremmo avuto da chi apriva una nuova impresa e dal giorno dopo si trovava a pagare le tasse regionali. Una seconda scelta va nella direzione dei cittadini. Siamo stati fra i primi a eliminare l'accisa regionale sulla benzina. Quando paga il cittadino la benzina si trova tante tasse sopra il costo della benzina. Una di queste era l'accisa regionale. Questa non ci sarà più e per la regione significa 4 milioni di euro in meno nelle entrate. Due scelte meno impattanti ma significative. Chi ha acquistato un'auto ibrida, cioè chi ha protetto l'ambiente regionale scegliendo un modo di consumare energia meno impattante, non paga il pollo auto e per noi significa 300.000 euro in meno di entrate. Così quel mondo del volontariato di protezione civile finalmente non pagherà più il bollo con 300.000 euro in meno di entrate. Complessivamente parliamo di oltre 13 milioni di euro. Non abbiamo aumentato nessuna tassa, anzi le abbiamo tolte. Abbiamo così tracciato una nuova strada nel rapporto fra regione e cittadini. Da un lato la riduzione dei costi della politica, dall'altra l'abbassamento delle tasse ai marchigiani. Insieme a questo tante altre azioni virtuose che parlano della crescita e del rilancio della nostra regione, ma lo faremo raccontandovele in nuovi video di Rendicontiamo le Marche.